Noi siamo insieme agli operai, ovviamente. Non si vogliono arrendere, hanno tutte le ragioni. È insopportabile quello che sta succedendo. Le multinazionali non possono fare acquisti di nostre imprese per poi lasciarle in balia del nulla e dimenticarsi che gli uomini e le donne che lavorano non sono merce, sono persone. Quindi a fianco degli operai della Whirlpool diventa un'avvertenza che deve coinvolgere a livello nazionale tutti i soggetti sociali, ma anche istituzionali e politici. Non si può accettare un utilizzo così delle nostre imprese e soprattutto non è accettabile un utilizzo così improprio, davvero così meschino degli uomini e delle donne del lavoro. Le prossime azioni sono non tanto stare a fianco della nostra gente, del nostro popolo del lavoro in tutte le loro iniziative e poi fare pressioni fortissime sul governo per le sue competenze e soprattutto sull'azienda. Quindi metteremo in campo tutti gli strumenti ovviamente sindacali, della contrattazione, del confronto, ma anche della mobilitazione e della lotta. Diciamo che questa avvertenza è da troppo tempo che va avanti e non trova una sua soluzione. Quindi richiamiamo il governo non solo a agire con autorevolezza, ma a seguire minuto per minuto tutto questo percorso. Mi sembra che il ministro Patuanelli abbia usato parole molto chiare di impegno e quindi insieme dobbiamo vincere questa battaglia, e cioè affermare che gli uomini e le donne del lavoro non sono merce, sono persone, e che l'Italia non può essere un paese dove si arriva, magari anche con agevolazioni e sostegni si prendono le imprese e poi si decide di chiuderle senza pensare che per un territorio l'impresa è l'unico strumento per guardare al futuro, è il pane per tante tante famiglie. Su questo io credo che il governo possa fare molto e bisogna fare molto, anche facendo un appello alle associazioni d'impresa, agli imprenditori italiani. Investire e credere nel paese ha questo significato, contribuire davvero al bene comune. La responsabilità sociale di un'impresa non è una cosa che va bene solo nei convegni, significa anche agire di conseguenza. Quindi il richiamo è complessivo anche all'impresa.